Il giorno tanto atteso è arrivato. Avete indovinato? Oggi è un giorno molto speciale perché faccio 29 anni. Intanto, buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ma adesso non ho ancora fatto colazione, quindi faccio colazione e visto che è il mio compleanno, mi voglio viziare un pochettino. Cestini, vedere, poi vedo qualche altra cosa. Eccomi, come potete vedere nel frattempo mi sono anche truccato, ho finito di fare colazione e anche pranzato in realtà, perché non ho avuto tempo proprio per registrare nuovi spezzoni, perché è successa una cosa incredibile, ragazzi. Cioè, mi si è imballato il telefono. Per i vostri auguri che continuano ad arrivare, mi si è imballato il telefono. Mai così tanti, vi ringrazio veramente di vero cuore. Vorrei rispondere a ognuno di voi, ma mi è umanamente impossibile. Intanto faccio vedere. Guardate, panini. Se avete visto delle gambe che camminavano, è mio zio. Se lo volete rivedere, comunque scrivetelo, perché c'è lui. So che è rimasto molto simpatico, quindi se volete rivederlo sul canale, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Poi magari provvedo io per fare altri video con lui. Poi ci sta praticamente le bottiglie, le salsine e candelina. Poi praticamente, vabbè, ci sono anche i piatti, i bicchieri, praticamente che ho lavato. Diciamo così per stasera e stasera si brinda pure ai miei 29 anni. Ragazzi, vi ricordate praticamente delle nostre dirette che facciamo? Perché magari non tutti lo sanno, quindi lo dico. Io è da un po' che praticamente sto partecipando a un programma abruzzese in cui praticamente mi sono rifidanzata con una persona in diretta. Questa persona non può essere fisicamente con me per via delle restrizioni, però intanto è su un altro telefono, quindi vuole apparire nel video e chiaramente anch'io volevo, quindi diciamo che ci siamo messi d'accordo per fare questa cosa. Quindi adesso lui vi saluta. Ciao ragazzi, sono il ragazzo della mia principessa che oggi compie i suoi 29 anni, è veramente una principessa. È una stella nome di fatto. Che dolce, che Beh, dolce. scusa, non mi sono le parole, sono emozionato. Emozionato lui perché dovete sapere, ragazzi, che lui è da un po' che segue i miei video, però non immaginava mai che io gli avrei chiesto facciamo un video insieme. Quindi emozionatissimo, poverino, cioè, l'ho lasciato così senza parole. Infatti, vi auguro che presto faremo anche dei video in cui staremo proprio insieme per stare insieme fisicamente parlando. Perché mo in videochiamata così praticamente, non è la stessa cosa. Per tutta la mia Che vita. Sei il dolce. mio destino. No, non mi esco le parole. È già sera. Faccio vedere come ho preparato praticamente. Faccio vedere panini, pomodori, patate, cose buone. I pasticcini mangeremo più tardi. Sarà proprio una bella serata, anche se la passo soltanto con la mia famiglia, però sarà una bella serata. Eccomi ragazzi, chiaramente la festa non l'ho ripresa perché comunque, diciamo, come sapete, la mia famiglia non vuole apparire sul canale, quindi non potevo riprendere la festa con la mia famiglia e non farla vedere, per me era impossibile. Quello che posso dire è che ho mangiato come una porcellina. Infatti sembro una donna incinta, come potete vedere. Noi ci rivediamo al prossimo video e vi saluto, diciamo,
facendovi vedere un pezzettino, diciamo, della festa in cui ho detto alla mia famiglia: spostatevi un secondo, così almeno metto qualcosa nel canale.